Benvenuti sul calderone di Sara. Oggi vorrei proporvi una ciambella al limone soffice e profumatissima, perfetta per la colazione o la merenda. Per questa ricetta io scelgo di utilizzare la planetaria, però potete tranquillamente usare le classiche fruste elettriche e la torta verrà benissimo ugualmente. Come primo step rompo nella ciotola della planetaria 4 uova intere, quindi sia il tuorlo che l'albume. Dopodiché aggiungo lo zucchero e aziono la planetaria e faccio montare tutto molto molto bene. Quando il composto sarà ben montato, aggiungo le scorze di limone, il succo di limone, l'olio e lo yogurt. Lascio quindi amalgamare bene gli ingredienti prima di aggiungere a piccole dosi la farina e farla amalgamare anch'essa molto bene. Quando la farina sarà ben incorporata, aggiungiamo la bustina di lievito, se necessario la setacciamo e facciamo incorporare bene anche quella. Una volta che anch'essa sarà ben amalgamata, togliamo la ciotola dalla planetaria e diamo un'ultima mescolata con una spatola di silicone per sicurezza, per amalgamare gli ultimi residui che possono essere rimasti attaccati alla ciotola. Dopodiché versiamo il nostro impasto in una teglia oleata o imburrata e infarinata. E voilà, pronta per il forno. Andrà cotta in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova dello stecchino perché ogni forno è a sé. Ed eccola qua una volta sfornata. Andrà fatta raffreddare leggermente prima di rimuoverla dallo stampo. Quando sarà completamente fredda, io vi consiglio di dare una bella spolverata di zucchero a velo. E ora ovviamente bisogna tagliarne una bella fetta. Guardate come si presenta bene questa ciambella una volta affettata. È veramente veramente buona e profumatissima. Nel qual caso il video vi fosse piaciuto lasciate un pollicino in su per aiutare a me a migliorare la crescita. Se vi va commentate e se volete iscrivetevi. Io vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!